Beh, salve frate di Alfea, come va? Come state? Spero tutto bene, sono sempre io la vostra vicina di casa. Innanzitutto, amiche, prima di cominciare volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che avete lasciato sotto il video precedente, ossia quello di mercoledì. Questo è un video che sta uscendo di venerdì, sta uscendo un giorno prima rispetto al previsto. Ci tenevo a ringraziarvi per il video di mercoledì. Ieri sono tornato dopo che sono uscito con degli amici e mi sono messo fino all'una del mattino a leggere appunto i vostri commenti e ho cercato di mettere un cuoricino a tutti, perché eravate veramente veramente tanti, e quindi grazie mille. Passando al video di oggi, amiche, fatemi sapere se vi piace che ho aggiunto una box di Sephora che mi è arrivata da poco qua dietro. Comunque, amiche, oggi ho anticipato il video perché, come vi ho detto su Instagram, se non lo fate, raggiungetemi su Instagram. Siamo ormai arrivati a 35.000, quindi road to 40.000 ora. Come vi ho anticipato su Instagram, questa Come vi ho detto su Instagram, questa è la settimana dei Single Days. Questo video è sponsorizzato da Look Fantastic proprio perché andremo a parlare oggi di tutto quello che è il trattamento Olaplex, di come funziona Olaplex, la chimica dietro Olaplex, perché datevi, amiche, che ho sentito dei parrucchieri su TikTok dire delle cose aberranti, mente aberranti perché loro sono aberranti, di un'ignoranza, amiche, che farebbe spavento anche una pietra. Sto facendo questo video perché oggi, venerdì, finisce la promo su Olaplex e su Look Fantastic, perché su Look Fantastic col codice NicoleF potrete avere uno sconto sul sito e alcuni prodotti sono già in sconto, quindi con aggiunto poi NicoleF diventa ancora più alto lo sconto, e Olaplex è uno di quei prodotti che non scontano mai da nessuna parte perché è molto molto caro. Infatti vi lascio tutti i link nell'info box dei prodotti di cui parleremo, eccetera. Io ve lo dico già qua all'inizio, subito vi sconsiglio di acquistare Olaplex su Amazon, qualunque esso sia, perché la maggior parte delle volte su Amazon ci sono persone che rivendono delle copie. Mi è capitato di parlare con persone in salone quando lavoravo in Sardegna che aprivano i barattoli di Olaplex terminati, li riempivano con un altro prodotto e li mettevano nel mercato. Quindi io ve lo sconsiglio proprio perché Olaplex non è un rivenditore ufficiale. Grazie. Comunque, amiche, allora introduciamo l'argomento parlando di capelli. Per quanto riguarda la struttura del capello, come vi ho spiegato in un video di quelli mazzosi, di quelli super spiegazione che vi lascio qua, è che bisogna parlare innanzitutto del concetto di cheratina. La cheratina non è altro che una proteina, è una proteina che ritroviamo anche nelle nostre unghie, non solo nei capelli. Le proteine non sono altro che delle catene di amminoacidi. Perché vi parlo proprio della cheratina? Bisogna sempre ricordare che la cheratina è colei che poi dà struttura al capello, che appunto dà elasticità allo stesso e che ne determina anche la resistenza del capello stesso. Dunque, perché vi parlo di cheratina? Perché analizzando quella che è la struttura della cheratina è tenuta assieme da due tipi di legami: legami di solfuro e appunto legami a idrogeno. È importantissimo conoscere questi tipi di legami proprio perché i punti di solfuro determinare quello che è la struttura del capello, danno appunto elasticità, danno forza al capello e determinano anche quanto un capello è riccio. Nel caso dei capelli ricci, la diversità dei capelli ricci, ma questo è un altro discorso, dipende da tanti altri fattori. Questa terminologia non è nuova qua sul mio canale perché ve ne ho parlato già altre volte di punti di solfuro. Perché quando il capello si rovina, i punti di solfuro sono quelli che poi effettivamente si rompono e il capello si spezza. Dunque, voi mi direte, tutto questo che cosa c'entra con Olaplex? Sì, ok, interessante, però proprio perché Olaplex nasce ormai diverso tempo fa, nasce da uno studio di due chimici che hanno trovato una molecola di cui ora vi dirò il nome, che fa in modo che i punti di solfuro non si spezzino ma che vengano ricollegati. Eh sì, amiche, avete sentito bene, perché grazie alla molecola bis-aminopropil di glicol è possibile riconnettere i punti di solfuro e non far spezzare i capelli. Ora vi andrò a parlare di tutte quelle che sono le linee di Olaplex, come funziona, eccetera. Proprio perché, come vi ho appena detto, vanno a riconnettersi i punti di solfuro. Dunque, scoperta, se possiamo dire così, epocale. Tant'è che dopo la scoperta di Olaplex, tutti i marchi concorrenti hanno deciso di fare quella che è la copia di Olaplex. Basti pensare che una settimana fa ho provato la copia di Revolution. Fallimentare, però trovate il video qua nel caso lo vogliate vedere. Partendo appunto da quelli che sono i prodotti di Olaplex, come funziona, che proprietà hanno, proprio perché partendo da questa molecola hanno sviluppato tutta una linea. I primi due prodotti che vennero immessi nel mercato sono rispettivamente
effettivamente ho la Plex numero 1 che ho qua e ho la Plex numero 2. Innanzitutto perché non vengono mai citati dai content creator, dagli influencer eccetera, proprio perché ho la Plex numero 1 e numero 2 sono dei prodotti professionali da salone, dunque non vengono rivenduti al pubblico ed è possibile utilizzarli solamente all'interno di un salone. Anche perché ho la Plex, soprattutto il numero 1 e il numero 2 costano veramente tanto. Semplicemente ho la Plex numero 1 è quello che generalmente si miscela alle soluzioni, che possono essere appunto la decolorazione, come nel mio caso, perché io lo mischio sempre al decolorante, ma può essere miscelato anche alla stiratura e alla permanente. Questo farà sì che il capello rimanga molto più idratato durante la decolorazione e che i punti di solfuro non vengano spezzati. Aumenta, se vogliamo metterla così, la resistenza del capello durante la decolorazione. Il numero 2 invece è ciò che avviene dopo, quindi una volta sciacquato la decolorazione, fatto uno shampoo, si applica Olaplex numero 2. Olaplex numero 2 va a riparare i punti di solfuro, rende il capello più resistente e va istantaneamente, tra virgolette, far sì che il capello non si spezzi e rimanga più strong. Motivo per il quale si parla anche di trattamento Olaplex nei saloni, e questo è un trattamento che consiglio sempre anche io. Ed è una sorta di miscela fatta appunto con Olaplex numero 1 e Olaplex numero 2 e viene applicata sui capelli, dunque non è necessario per forza andare a decolorare, si può richiedere un trattamento anche nei saloni idratante, dove andranno a miscelare la fase numero 1 secondo ovviamente un dosaggio specifico e Olaplex numero 2 e viene applicato sui capelli. Questo aumenterà la resistenza del capello, man mano con l'utilizzo prolungato di questi prodotti il capello risulterà molto più pieno, molto più resistente, meno soggetto a rottura e meno elastico. Infatti se il vostro parrucchiere utilizza Olaplex è perché vi vuole bene, altrimenti no. Anche perché ci sono tantissimi saloni dove non utilizzano Olaplex, a mio avviso fondamentale nel momento in cui si decolora, e questo ovviamente causa molte volte capelli che si spezzano eccetera. In questo modo si possono evitare. Voi ora sicuramente mi direte: Nico, ma io non ho i soldi per fare questo trattamento, anche perché comunque fatto in salone è bello che costoso. Ma che cosa posso fare? Ho i capelli che appunto sono fragili eccetera. Tengo a ricordare amiche una cosa, che Olaplex è adatto a tutti quei capelli che non solo sono decolorati, ma che sono anche secchi in generale. Se avete un capello generalmente magari anche riccio afro eccetera, anche se non è decolorato, i prodotti di Olaplex sono per voi, sono adatti alla vostra tipologia di capello, sono adatti anche per quelle persone che hanno pochi capelli, fragili, con tendenza a rottura, sono adatti anche a te. Però attenzione, se avete la cute grassa e le lunghezze decolorate, allora Olaplex fa per voi, perché vi basterà semplicemente utilizzare uno dei tanti prodotti che ora vediamo e utilizzare il vostro shampoo preferito e non ci sarà nessun problema. Successivamente passiamo altri due prodotti di Olaplex, che sono il numero 0 e il numero 3. Voi vi starete sicuramente chiedendo come mai io vi parlo ora del numero 0 se viene prima del numero 1, perché tendenzialmente Olaplex numero 0 è uno degli ultimi usciti, secondo me è perché avevano finito i numeri e quindi hanno dovuto inventarsi lo 0. Sostanzialmente il numero 0 che cos'è? È una sorta di primer, si può utilizzare come non si può utilizzare. Questo risulta già essere un prodotto casalingo, lo trovate sul sito Look Fantastic, vi ripeto col codice NicoLF avrete uno sconto. Questo è un primer, come un punto quello per il make up, quindi un prodotto preparatore per i prodotti successivi. È sotto forma acquosa, non so se riuscite a vedere che è proprio come se fosse acqua, e questo prodotto vi va a preparare il capello, infatti va applicato a capello asciutto. Successivamente voi direte: cosa faccio dopo averlo applicato? Aspettate 10 minuti e poi andate con il famosissimo Olaplex numero 3. Ci tengo a dire che tipo penso almeno un anno e mezzo fa, se non due, avevo già parlato di Olaplex numero 3, ma non mi aveva stupito particolarmente. Perché non mi aveva stupito? Perché io non l'ho capito all'epoca quel prodotto e l'ho scambiato per un altro prodotto, perché ero ignorante semplicemente. Poi mi sono informato e ho capito bene. Olaplex numero 3, anche questo si può acquistare, solamente la fase 1 e 2 che si possono fare in salone, gli altri li potete fare tutti. Olaplex numero 3 sfrutta le potenzialità derivanti dagli altri due. Voi mi starete dicendo: in che senso, Nico? Non ti sto capendo. Quindi Olaplex ha deciso di prendere una parte delle potenzialità di 1 e 2 e farne un trattamento per le persone a casa, un trattamento che fosse disponibile per le persone a casa, che avesse un potere minore rispetto a
gli altri due prodotti che si possono fare in salone, però un trattamento che potesse aiutare le persone a casa a riconnettere i punti di solfuro. È da qua che nasce Olaplex numero 3. Infatti, come funziona? Una volta inumiditi i capelli con sola acqua oppure con il Olaplex numero 0, potete anche inumidirli semplicemente con acqua, non è necessario utilizzare Olaplex numero 0. Andate ad applicare questo prodotto sui capelli e lo si lascia in posa. Il mio consiglio è di lasciarlo da un minimo di un'ora, ma anche tutta la notte, specialmente d'estate. Io lo lascio tutta la notte proprio perché essendoci caldo non ci sono problemi che mi raffreddi. Ho sentito, come vi ho detto all'inizio di questo video, tante stupidaggini riguardanti Olaplex numero 3. Mi è capitato di vedere alcuni parrucchieri su TikTok che dicevano: ma Olaplex numero 3 è soltanto una maschera, amica, ma cioè, ma che cosa hai in testa? Fammi capire, dove hai studiato? All'accademia, non lo so, di che? Io alcune volte mica rimango basito, anche perché se voi ruotate la confezione, la prima frase dice: usare prima dello shampoo non è un balsamo, è un connettore di ponti, se vogliamo tradurlo dall'inglese, perché dice it's a bond builder. Io mi chiedo molte volte: mica non fa male leggere un attimino di italiano e siamo di nuovo tutti a posto. Cos'è, come dice il nome stesso, non è una maschera, amiche, è un trattamento pre-shampoo. Il suo obiettivo non è quello di ammorbidire i capelli, certo lo fa perché comunque la sua consistenza lo permette, è un connettore di ponti di solfuro. Dunque, arrivati al momento dell'asciugatura, i capelli saranno molto più resistenti, saranno molti di più, come se fossi andato a iniettare all'interno dei capelli un qualcosa, quindi il capello sarà proprio al feeling, al tatto, li sentirete molto più spessi, molto più voluminosi, come se ne aveste di più. Successivamente, andando in ordine con i numeri, abbiamo Olaplex numero 4, che non ho qua presente perché l'ho terminato, ora sicuramente lo ricomprerò io stesso su Look Fantastic. E Olaplex numero 4 è lo shampoo, uno shampoo molto idratante, uno shampoo ricco di attivi e molto, quindi uno shampoo che ha un'azione condizionante bella importante. Dunque, cosa succede? Che una volta lavati i capelli non vi lascerei i capelli secchi, sarà uno shampoo molto idratante, molto nutriente e super lucidante. Vi ricordo anche che Olaplex è vegan e cruelty free. Successivamente abbiamo Olaplex numero 5 e numero 6. Numero 5, il balsamo. Va a districare i capelli, va a idratare lunghezze e punte. È un balsamo molto molto corposo, ha una consistenza bella importante. Vi ricordo che se volete vedere questi prodotti in azione, basta andare su Instagram, c'è la carta in evidenza con scritto Olaplex, dove ho usato questi prodotti per fare hair care routine, quindi mi sono lavato i capelli con voi e vi mostro il prima e il dopo. Successivamente abbiamo Olaplex numero 6, non è altro che un leave-in di quei prodotti che va applicati prima dell'asciugatura. Dunque, cosa succede? Abbiamo noi applicato il nostro Olaplex numero 3, l'abbiamo lasciato in posa, facciamo 2 ore, abbiamo poi lavato i capelli con lo shampoo, siamo andati a applicare il numero 5 che è il balsamo, usciamo dalla doccia, tamponiamo bene i capelli e andiamo a applicare Olaplex numero 6. Olaplex numero 6 è un prodotto che io generalmente, vi dico la verità, non uso, perché lo trovo molto spesso, molto corposo, ed è un prodotto leave-in, quindi un prodotto che si lascia sui capelli, è come se fosse una crema. Io questo prodotto lo adoro specialmente nello styling per capelli ricci, proprio perché mi va ad ammorbidire bene i capelli e me li va a idratare tantissimo, soprattutto per quelle lunghezze molte volte molto secche. Successivamente abbiamo poi Olaplex numero 7. Olaplex numero 7 è l'olio. Non l'ho mai provato questo, vi dico la verità, è un olio che funge anche da termoprotettore. Purtroppo non vi so dare pareri in merito perché non l'ho ancora testato. Abbiamo poi quello che è l'ultimo prodotto uscito in gamma da veramente poco, tipo penso 2 mesi. Abbiamo Olaplex numero 8. Voi vi direte: ma c'era già il balsamo, perché la maschera? Proprio perché sono, secondo me, 2 prodotti diversi. Olaplex numero 8 risulta essere una maschera, come dicono loro, intensa, idratante. Ne ho già finito una, questa è la seconda, ed è veramente veramente la vita. Questo prodotto l'ho utilizzato e lo utilizza sempre anche Ambra, lo sapete, la mia amica Ambra, proprio perché va a idratare tantissimo il capello, lo va a lucidare e soprattutto districa qualsiasi cosa. La cosa super importante di questo prodotto è che non ne serve molto, tant'è che infatti anche le persone aventi dei capelli abbastanza lunghi io consiglio dai 2 ai 3 pump, non di più. Io generalmente sui miei ne uso metà pump, neanche uno, perché altrimenti tende ad appesantire troppo. Però è un prodotto veramente veramente favola, vi lascia i capelli che sono la vita. E niente, amiche, questo è l'ultimo prodotto, quindi potete scegliere voi se affidarvi a Olaplex numero 5 oppure Olaplex numero 8. Io vi dico la verità,
i prodotti che su di me io preferisco di più sono il 3, il 4 e l'8. A parte questo, amiche, io spero di essermi spiegato, di avervi dato una review quanto più completa di questi prodotti. Ovviamente tutti i prodotti hanno alla base lo stesso concetto di Olaplex numero 1 e 2, di come abbiamo parlato in precedenza. Vi ricordo, amiche, che se volete provare qualcosa di Olaplex potete utilizzare innanzitutto il codice NicoLF, che vi va a dare uno sconto sul sito, ma soprattutto guardate i pacchetti sul sito. C'è il pacchetto dove appunto è presente la fase numero 3, 4 e 5, c'è anche il set natalizio per regalarlo a un'amica, quindi trovate veramente tantissimi set e secondo me sono molto più convenienti rispetto ai prodotti singoli. Io vi lascio tutto nell'info box, fatemi sapere se vi ho incuriosito un pochino, se decidete di provare questa linea, a me fa super piacere, vi ripeto, se utilizzate il mio codice io non ci guadagno niente, però è un plus, fa capire all'azienda che siete interessati a questi prodotti, che l'azienda ha intenzione di collaborare ancora con me. Se avete qualche domanda scrivetela giù nei commenti, io penso di essere stato abbastanza prolisso, quindi vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!